Siete tra quelli che non rinunciano alla tecnologia neanche in movimento e che vogliono un sistema di infotainment di ultima generazione in auto? Allora, questa Ibiza potrebbe fare al caso vostro. In questo video vi spiego il perché. Ecco quello di cui parlavo, lo schermo da 8 pollici del sistema di infotainment che tra l'altro è poi la parte fondamentale all'interno dell'abitacolo perché è molto grande, soprattutto è anche molto bello da vedere. Ha il pannello in vetro e gli unici elementi fisici che permettono di controllarlo sono questa rotella per il volume e poi questa che serve a spostarsi tramite i menu, anche se in realtà il modo più semplice per utilizzarlo è proprio utilizzare il touchscreen, quindi le dita. Oppure si possono utilizzare i comandi vocali che funzionano molto bene, permettono di passare da un menu all'altro oppure di impostare la destinazione e riescono anche a interpretare in maniera molto chiara tutti gli input che gli date. Anche senza scegliere la piastra di induzione, comunque si può caricare il cellulare tramite queste due prese che sono qua davanti, sono USB. Volendo si può anche connettere un dispositivo audio con la presa AUX oppure c'è anche una presa 12V piazzata qua sotto, in modo tale da poter servire sia chi sta davanti e, volendo, chi sta dietro. Le funzionalità del sistema di navigazione sono diverse e vanno dalla riproduzione dei brani musicali del cellulare o lettore MP3 alla visualizzazione di foto o all'utilizzo del Bluetooth per effettuare telefonate. Il sistema offre poi una possibilità che non sempre troviamo sulle auto di pari categoria. Mi riferisco alla lettura degli SMS e la possibilità di rispondere con comandi vocali. Non funziona con messaggi di applicazioni come WhatsApp o simili, ma può rivelarsi utile. Per usare WhatsApp è obbligatorio connettere il proprio telefono con il cavo e sfruttare o Android Auto o Apple CarPlay, a seconda di che telefono si usi. L'infotainment non include il navigatore, per averlo serve aggiungere 1000 euro al conto finale, cifra in cui è incluso il touchscreen da 8 pollici. Per chi vuole un audio cristallino consiglio l'impianto Audio Beats con 9 altoparlanti e un subwoofer, a cui aggiungere la radio digitale. Totale dei due optional 800 euro. Per quel che riguarda i dispositivi di assistenza alla guida, l'Ibiza dispone solo della frenata d'emergenza automatica con riconoscimento del pedone e monitoraggio della stanchezza del conducente. Non ci sono invece l'avviso di abbandono della corsia o monitoraggio dell'angolo cieco, nemmeno a pagamento. L'allestimento FR può poi essere dotato di cruise control adattivo a 500 euro, costo di un pacchetto che include la chiave elettronica per l'accesso keyless. Quindi dal punto di vista tecnologico come se la cava questa Seat Ibiza? Sicuramente le manca qualche freccia al suo arco, va detto. Quello che c'è funziona molto bene, però alcune cose mancano e si vede, come ad esempio alcuni sistemi di assistenza alla guida che non ci sono, altri rivali offrono invece questi dispositivi. A pagamento avrebbe avuto senso inserirli su questa Seat, avrebbe reso il pacchetto molto più completo. Per quel che riguarda invece il sistema di infotainment, da questo punto di vista è semplicemente il migliore che potete trovare in questo segmento attualmente, perciò è sicuramente un'auto che va scelta, come vi dicevo all'inizio, se per voi la multimedialità è tutto, quindi se volete un'automobile che abbia tante funzionalità multimediali e soprattutto un touchscreen bello da vedere e anche da usare. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando, iscrivetevi al canale Drive K, noi ci vediamo alla prossima.